Primavera tecnologica è il titolo del seminario riservato a geologi, ingegneri, architetti, esperti di difesa del suolo che si è svolto a Campobasso, un momento di analisi e confronto su un tema, quello del dissesto, che per una regione come il Molise, dal territorio fragile, rappresenta una priorità. In primo piano la necessità di monitorare le aree maggiormente a rischio per prevenire fenomeni anche attraverso l'intelligenza artificiale. Noi stiamo portando delle esperienze maturate da tanti professionisti che si focalizzano soprattutto su due aspetti. Uno sull'utilizzo di materiali innovativi nella messa in sicurezza del territorio e l'altro soprattutto sull'utilizzo dei sistemi innovativi, in questo caso veramente particolari, di monitoraggio elettronico controllati da remoto. È una novità assoluta perché il monitoraggio è sempre stato usato in maniera puntuale. Noi abbiamo creato invece un sistema di rete che mette assieme il controllo del territorio attraverso il controllo di molteplici strumentazioni. Questo tutto finalizzato e riportato su un'unica piattaforma che permette di avere H24 dati delle situazioni che stanno avvenendo sul territorio, ma anche sulle strutture, parlo di edifici, ponti, sulle infrastrutture, quindi sulle strade. Quindi si riesce ad avere un quadro complessivo di quella che è la situazione di rischio del territorio attraverso un unico sistema di monitoraggio da remoto. Con noi in Molise abbiamo due frane particolarmente importanti, quelle di Civita Campomarano e di Petacciato. Sì, oggi si parlerà anche di queste frane soprattutto, e noi abbiamo invitato a partecipare a questo convegno proprio i professionisti che si stanno occupando della progettazione di questi interventi, che appunto utilizzeranno questi sistemi innovativi sia da un punto di vista della stabilizzazione che soprattutto a livello di monitoraggio. Quindi saranno due frane che finalmente potranno essere trattate non con dei metodi tradizionali che purtroppo, ahimè, non hanno dato grandi risultati, ma confidiamo che con questi nuovi sistemi si possa fare un significativo passo in avanti.